Il Welcome Day, ovvero il giorno in cui la scuola ci ha dato un caloroso benvenuto, promettendoci che una volta fuori di lì, con ogni probabilità, diventeremo i più grandi preparatori di panini del McDonald's. Sì, lo hanno fatto davvero. Sia chiaro, io ho apprezzato questa brutalità da parte degli insegnanti, in fondo è giusto che non ci illudano, che non ci diano false speranze, è tutto nero su bianco, 311 diplomati, quest'anno 15 posizioni aperte in Italia. Per degli junior naturalmente, quindi la concorrenza è un tantinello spietata. Se andiamo all'estero non è che la situazione migliori più di tanto, che ci sono più posizioni aperte, ma c'è anche una concorrenza ancora più spietata, perché sai, magari vuoi fare il programmatore, no? E te la devi vedere con altra gente che in un sistema scolastico magari un tantino più evoluto del tuo, almeno su questo aspetto, ha iniziato a smanettare sul codice quando aveva 5, 10, 16 anni. Però dai. Se sei un programmatore in qualche modo ti rivendi, hai delle skill che possono essere utilizzate in qualsiasi altro campo dell'informatica, magari non andrai a fare videogiochi, ma andrai a fare tutt'altro, anche un artista in qualche modo si può reinventare, ma ehi, hey, cosa vuole fare il vostro affezionatissimo? Il game designer. Quindi o fa giochi, o fa giochi, o va a preparare panini al McDonald's, o va sotto un ponte, non lo so. Qualsiasi cosa, comunque non posso fare nient'altro col bagaglio di conoscenze che sto andando a formare in quella scuola. Che è una mission molto molto concreta e che non mi è dispiaciuta perché ci prepara, sì, volendo anche entrare in una software house già formata, nonostante sia molto molto difficili, numeri alla mano, però anche a iniziare la nostra carriera da sviluppatori indipendenti, creandoci delle occasioni, prima di tutto formandoci per un lavoro, dandoci la forma mentis giusta per un lavoro e creandoci appunto, come dicevo prima, le occasioni tra tutte le fiere, eventi di vario tipo. Infatti sarò in giro per tutta Italia, cioè abbiamo il Cartoomix, la Games Week, tanti di cui non neanche conosco il nome, le ho svilupparti a Bologna, addirittura la Gamescom di Colonia, quindi anche un evento internazionale in cui fare appunto public relations. Io che faccio public relations? Perché dovete sapere che ogni anno, sono un po' disordinato perché è un video diario, l'ho fatto così in presa diretta, ogni anno dovremo creare un videogioco, il cosiddetto progetto comune. Questo videogioco poi dovrà essere mostrato appunto alle fiere, fatto provare alla gente, e magari fatto giudicare dai giornalisti. E io con alcuni giornalisti non è che ho proprio un ottimo rapporto, con alcuni ci ho litigato pesante. Tra l'altro anche di recente con uno di multiplayer, ma questa è un'altra storia, lasciamo perdere. Quindi appunto sessioni di playtest e ci saranno anche occasioni con dei publisher. Perché essere indipendenti non vuol dire non avere un publisher, significa che il publisher non ti ha finanziato il gioco, semplicemente si interessa alla parte di marketing e distribuzione al massimo, però ti aiuta a uscire magari con un po' più di visibilità su più piattaforme più facilmente e vediamo di fare qualcosa di decente anche perché questo progetto comune è ciò che ci garantirà l'accesso all'anno successivo e io non voglio fare questa serie di video un giorno dirvi ehi, sapete la novità? Sono stato segato! No. Preferisco sprofondare sottoterra piuttosto che una cosa così. Però, dopo questo caloroso benvenuto, questa meravigliosa panoramica generale, un po' galvanizzante, un po' terrorizzante, è iniziata la mia avventura. Al momento ho fatto due lezioni e sono state naturalmente lezioni molto molto generiche, quindi le solite cose, sapete cos'è il game designer, cosa fa, cosa non fa, non è quello che scrive la storia, è un risolutore di problemi, è un comunicatore, eccetera, eccetera, eccetera. Più naturalmente un po' come è formata la game industry, come è formata questa famiglia chiamata game industry, quindi le varie figure, non solo dal lato developer, che è quello di cui vorrei far parte io, ma anche cos'è un publisher, cos'è un retailer, cos'è un distributore e compagnia cantante. E poi ci hanno fatto fare anche degli esercizietti. Il primo esercizietto che ci hanno fatto fare lunedì era un design generico, qualsiasi cosa ci passasse per la mente, anche la più stramba, infattibile, tripla A, open world, proprio.
senza limite di fantasia. Avevamo 15 minuti per scrivere il design della vita, volendo. Però, vabbè, un vincolo c'era, erano quei 15 minuti. Quindi, da una parte sono stato contento di vedere un po' come emergeva tramite questi design la personalità dei miei compagni, perché come era abbastanza scontato da un certo punto di vista, c'è un grosso amore nei confronti di RPG e Souls-like. Io che sono molto più paraculo, ma pragmatico, mi sono limitato a fare un design di un gioco per cellulare, perché in 15 minuti non potevo mettermi certamente a scrivere dettagliatamente le meccaniche di un RPG, volendo. Quindi, un gioco per cellulare, una sorta di Punch Out like in prima persona dove c'hai i pugni nei pollici. E infatti è andata benissimo. Il secondo esercizio che abbiamo fatto mercoledì, che ci verrà corretto lunedì, quindi ancora non si sa come è andato, è stato il primo che abbiamo fatto in microgruppi. Praticamente la consegna era fare un gioco su licenza di Warhammer. Qualsiasi tipo di Warhammer, quindi anche Warhammer 40.000 volendo, che sia adatto per gli e-sport. Perfetto. Warhammer lo conosco poco niente, cioè lo conosco un minimo ma non ci ho mai giocato. L'ambito e-sport conosco poco, molto poco anche quello. In 45 minuti ho cercato di fare un po' di tutto, documentarmi, capire quello che era fattibile, quello che non era fattibile, e anche qua in maniera molto paracula, ma estremamente pragmatica, visto che il tempo stava per scadere, ok, facciamo gioco di carte, stile Hearthstone, free to play, con possibilità di acquisti in game, integrazione con la lore, due modalità di gioco, bla bla bla, e fine. Vediamo se l'essere paraculo pagherà, lo scopriremo la prossima puntata, al prossimo video diario. Io spero di sì. Ho buttato proprio tutto sul business model, perché non dovevamo fare il design in questo caso, non era chiara questa cosa. Dovevamo semplicemente scrivere una breve descrizione del gioco, alcune feature chiave. Fine. Quindi non stavamo facendo un design, era quasi più pre-produzione neanche. Queste sono le novità. Naturalmente sto facendo il pendolare, mi sto facendo avanti e indietro a Milano e mi sta tenendo compagnia il buon Donald Norman con questo libro che si chiama La caffettiera del masochista, che è un libro di design in generale, quindi non per forza incentrato sul game design, ma va benissimo lo stesso. Ed è bello, bello, bello. Su alcune cose, cioè fondamentalmente sono quei libri che si soffermano su degli aspetti paradossalmente banali. Ma riesce a renderti tutto chiaro, schematizzato, a tirare fuori quello che poi è un metodo che il buon designer dovrebbe saper utilizzare all'occorrenza. Poi ne avevo anche già parlato brevemente di questo libro. Non so se qualcuno di voi si è accorto nella parte 2 sullo storytelling interattivo, c'era appunto il disegno delle porte di Don Norman, che sono e celeberrime porte di Don Norman, in cui appunto dice che perché se io devo spingere una porta mi metti la maniglia con sopra la targhetta spingere, se tutta la gente va là e la tira anziché spingere, forse il problema non è che è stupida la gente che non legge la targhetta spingere, c'è qualcosa che non va nel design dell'oggetto. Perché se tu mettessi per esempio una piastra, un'unica affordance, come la chiama lui, cioè un unico invito all'interazione, non puoi tirare, puoi solo spingere. Un oggetto così semplice come una porta dovrebbe comunicare come funziona dal suo design stesso, senza dover leggere delle istruzioni. Quindi la piastra per spingere, la maniglia per tirare. Ed è talmente efficace che non hai più bisogno di scrivere spingere e tirare su una targhetta, perché è il design stesso della cosa che lo va a comunicare. È una porta, dannazione, non è che una navicella spaziale. Se dobbiamo pure scrivere le istruzioni su come si usa una porta, qualche problema c'è. Infatti lui è fautore del cosiddetto design antropocentrico. Devi naturalmente fare le cose per le persone, non devi forzare le persone a delle cose strane e naturali, cioè, soprattutto se si tratta di oggetti di tutti i giorni. Quindi è il mio compagno durante i lunghi viaggi verso Milano. Beh, non penso che ci sia altro da dire per oggi. Questo è l'inizio del mio viaggio.
Dovrò farmi un culo così. Anzi, vorrei farmelo ancora di più ora come ora ho troppo tempo libero. E quando sono qui ho voglia di essere a scuola, di fare qualcosa di più intensivo, di esserci proprio dentro con tutte le scarpe da mattina a sera, avere modo anche di conoscere di più i miei compagni, fare un po' più di cameratismo, esserci proprio in full immersion. Ci si arriverà probabilmente da gennaio, quando inizierà materialmente il progetto comune dopo la Game Jam. E quando succederà, so che maledirò il fatto di non avere mai tempo, ed è il motivo per cui faccio i video così veloci. Però non vedo l'ora. Non vedo l'ora, mi incazzerò, ma non vedo l'ora. Quindi, che dire, alla prossima. Direi che ti ho tenuto più di quello che avevo preventivato, non volevo fare una roba più di 10 minuti. Quindi, che ne dite? Ci salutiamo al prossimo aggiornamento, che sarà settimana prossima. Ciao!